come dicevo prima, un senso di distacco dalla realtà. Questo distacco è in questo senso. La realtà è una realtà sociale nella quale i giovani e le donne hanno una posizione drammatica che non può continuare così. Deve trovare in qualche modo un'espressione politica, un'espressione di lotta. Io sono convinto che certamente vi sono delle difficoltà ed è facile dire, per esempio, che l'agitazione non riesce a trovare delle rivendicazioni. È vero, le rivendicazioni sono difficili da trovare, le soluzioni non sono a portata di mano, ma però le cose non vanno e non possono continuare così. Non è possibile la precarietà del lavoro giovanile che continua in questo modo, non è possibile un lavoro femminile così sacrificato come è il lavoro oggi nell'Italia in confronto con altri paesi, cioè il basso tasso di impiego delle donne, che dipende in realtà dalla debolezza dei servizi. Dica. Mi perdoni Vittorio Foa, è un po' banale, però un augurio agli italiani. Lei ha prima detto che gli italiani devono imparare a guardare fuori, Sì. no? Ad allargare gli orizzonti. Sì, la prima cosa che chiederei a tutti, giovani e vecchi, in modo particolare ai giovani, qualche volta me lo chiedono, non spesso, ma qualche volta qualcuno me lo chiede, io rispondo che bisogna pensare. Pensare vuol dire non pensare solo a se stessi, ma pensare vuol dire sempre pensare a qualcun altro. Se io penso a qualcun altro, io so che pongo dei problemi che sono reali, mentre se io penso solo a me stesso, e il berlusconismo è pensare solo a se stessi, questo deve cambiare. Bisogna pensare anche, pensare vuol dire pensare agli altri. Se io penso agli altri, i problemi nascono e nel momento in cui nascono io devo affrontarli e se possibile devo risolverli. Allora, non so se quando io penso al mondo, io oggi penso al fatto che fa un po' sorridere l'idea dello Stato onnipotente che sono gli Stati Uniti. Quando vediamo alle porte l'India e la Cina, che non sono solo alle porte, sono già dentro di noi. E queste cose dobbiamo pensarle e capire cosa vogliono dire e non lasciarci chiudere nel nostro piccolo. Io vorrei dire che Berlusconi, quando penseremo a Berlusconi, e spero di pensarci molto presto come una cosa del passato, è come dire, la cosa ridicola del ridurre il mondo alle dimensioni dei propri interessi individuali. Questa è una cosa assurda, veramente priva di qualunque connotato preciso. L'unico connotato della vita, vero connotato della vita vissuta, è di pensare che c'è un mondo di fronte a noi e al quale dobbiamo pensare.